80 milioni di persone si muovono e sono richiedenti asilo e rifugiati, si muovono perché forzatamente devono andare via. Pensate, 80 milioni sono più di tutta la popolazione italiana. Tutti partono, alcuni arrivano e altri si fermano per strada. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, il centro d'accoglienza per migranti, Centro Stalli Sud, ha donato alla villa comunale di Grumonevano una panchina e due alberi. A noi sembrava bello che questo ulivo, che il simbolo della pace, fosse non solo nostro, ma forse di tutta la città. E quindi accanto poi all'ulivo, simbolo della pace, abbiamo pensato di mettere questo albero di agrumi, che diciamo è il simbolo della nostra città, da cui Grumo. A poche ore dall'installazione, ignoti hanno distrutto e banalizzato la panchina donata, un brutto segno di intolleranza che va in direzione però contraria a quella dell'amministrazione. C'è un movimento, c'è qualcosa che si muove, c'è tutta una sinergia alle spalle. È ovvio che poi si procederà con tante altre programmazioni, con tanti altri progetti per rendere il paese di Grumonevano più vivibile. Il sindaco di Bernardo ha ribadito che lo stabile, incomodato d'uso all'associazione dal 2002, resterà tale, escludendo la vendita che si era paventata a causa delle ristrettezze economiche del comune negli scorsi mesi. L'alienazione dei beni comunali, io sono sempre del parere di non metterli assolutamente in discussione. In questo momento noi siamo veramente grati al comune di Grumonevano perché ci permette di fare questo servizio e permette a tanti di questi ragazzi di fermarsi e di poter continuare il loro cammino, però in modo regolare. Diversi sono i servizi che il Centro Stalli Sud offre alla comunità straniera di Grumonevano e dell'Interland partenopeo. Oltre all'ospitalità, quest'anno riprenderemo tutto quello che la pandemia ha bloccato, che sono i corsi di italiano per adulti, i corsi di italiano e di sostegno scolastico per i bambini, attività con le donne. L'attività non si è fermata neanche in tempi di pandemia. Gli utenti comunitari, extracomunitari, vengono al nostro sportello di martedì e di venerdì dalle 17 alle 19.30 e noi li scriviamo sulla piattaforma. Ad oggi, fortunatamente, dopo un grande e duro lavoro dell'ASL, possiamo anche iscrivere gli STP, gli stranieri temporaneamente presenti e coloro che hanno la tessera ENI, cioè gli europei che al momento si trovano in un altro stato ma senza documenti. Fortunatamente abbiamo avuto un ottimo riscontro e speriamo di continuare così per dare il nostro sostegno a tutta l'utenza che si interfaccia al nostro centro.